Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Dead Signori! E quest'oggi siamo qui con un video un po' particolare dove andiamo a spendere tanti tanti milioni come vedete abbiamo i depositi ultra pieni, siamo con il primo account ma prima di iniziare voglio ricordarvi che se volete passare qui sotto in descrizione il link della mia Amazon Wishlist e magari farmi un regalino ne sono molto molto grato. inoltre c'è il bellissimo sito di Kofi dove potete fare la donazione singola o a cadenza mensile scegliete voi il prezzo, scegliete voi tutto direi che è molto molto onesto ma procediamo subitissimo con i primi miglioramenti allora signori l'interessante c'è da mettere a migliorare la Medusa Furiosa a livello 7 che signori tra pochino tra pochino ce l'abbiamo quasi maxata e possiamo anche pensare di andarla a utilizzare sulle barbara, come ci faceva vedere anche lì che non è male quindi l'abbiamo messa in modo che abbiamo sprecato tutto o quasi tutto il nostro desire nero perché perché signori quest'oggi andremo a fare le nostre bellissime bacchiette ne possiamo portare anche a livello successivo quindi direi ce le portiamo subitissimo con un bel martellino a livello successivo che è molto molto interessante per l'ultimo livello per l'ultimo livello noi abbiamo anche una runettina che possiamo andare a utilizzare e volevo vedere no qui le medagliette non le abbiamo abbiamo la runa dell'elisir nero signori che la andiamo subitissimo a utilizzare ci avanza anche un po di elisir nero così ci mettiamo anche le nostre bellissime valkyrie 15 giorni a terminare purtroppo non abbiamo libri della guerra quindi va bene così 15 giorni li aspetteremo per averle maxate in modo che tutte le nostre truppettine che usiamo per gli attacchi siano tutte tutte completamente maxate direi abbastanza good come cosettina poi volevo andare a vedere anche qualche miglioramento che avevamo da fare qui ma di quelle che mi interessano attualmente non ci sono abbastanza risorse per alzarle quindi direi le lasciamo da parte per un momento. Andiamo a vedere un pochettino se abbiamo qualche artefatto, qualche cosettina Abbiamo un libro degli edifici che potrebbe essere interessante e credo basta attualmente. Quindi possiamo procedere a mettere magari le prime difesine in miglioramento. Andiamo a vedere quali sono quelle che ci costano un pochettino di meno, signori, ovviamente, perché così ne riusciamo a mettere magari di più in contemporanea. Quindi saliamo, saliamo, abbiamo le Tesla occulta a 9 milioncini, con 21, ne mettiamo soltanto due. Vediamo, vediamo cosa fare. Allora, tanto le mettiamo, quindi una e la seconda ce l'andiamo a prendere direttamente qui accanto. Facciamo così. E ci siamo, signori. Due belle, le abbiamo già posizionate. Adesso, adesso, con tutto questo, elisir Cosa ci facciamo noi signori? Che ci andiamo a fare con tutto questo Disir? Ci possiamo fare o, il devo o i depositi o il gran sorvegliante, c'è cioè poco da fare in realtà, se no possiamo farci anche ehm, le mura, che potrebbe essere molto molto interessante. Quindi direi che il deposito di Disir nero quanto tempo ci mette? Ci mette 15 giorni, in realtà potrei utilizzare anche la... Eh, un libricino delle costruzioni ma ci conviene raga cioè a cosa ci serve tutto questo risier nero tanto ci basta quello che ne abbiamo 370.000 per andare a guadagnare un 10.000 in più quindi è arrivata a 180.000 fondamentalmente raga ci frega veramente poco almeno allo stato attuale quindi direi che possiamo magari investirle più sui murettini che potrebbe essere più interessante ci costano uno scala perché ovviamente non abbiamo il pass quindi ci, ci costeranno un bordello 3 milioni, regà 3 milioni l'uno, molto, molto pessimo. Però, 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 ne abbiamo portati già su 3, 4, 5. Portiamo su questo qui e aspettiamo a portare le ultime risorsine che poi andiamo a utilizzare. Ma prima di fare ciò, ci andiamo a fare un bel attacchino online. Se magari riusciamo a trovare. Qualche villaggetto interessante che ha tipo un milioncino, è un po' inattivo, una roba del genere signori non è male, non è per niente male, anzi sarebbe veramente il top perché così magari forse riusciamo a mettere un'altra difesa a 9 milioni non ci arriviamo, magari mettiamo qualche bombetta, qualche cosa qui o se no le sfruttiamo sui muretini, che sarebbe molto interessante anche quello visto che li devo portare su che me lo scrivete spesso, ma perché non tiri sui muri anche e tiri solo le difese? Perché le difese le stavo regolando, i muri li facevo a tempo perso quando avevo tutti i muratori pieni, perché io me ne lascio sempre quasi uno alla fine libero, in modo che mi posso fare le murettine nel mentre che passano 15 millenni prima che una difesa si sia completata, perché oramai ci mettono tutte veramente tanto. Comunque... Ci stiamo mettendo tantissimo a trovare anche l'obiettivo, quindi signori, io vi dico che ci vediamo tra pochissimo, appena abbiamo trovato un bel villaggione molto molto interessante. Signori, eccoci qui finalmente abbiamo trovato il villaggino succulento da attaccare, l'unica cosa è che potrebbe essere starello perché non abbiamo neanche le truppe del clan quindi dobbiamo stare attenti soprattutto a non far girare le nostre truppe quindi metterò un paio di valchirie un pochino così attorno a pulire la questione e manderò queste qui sulla igola perché se riusciamo a buttarla giù il discorso cambia una volta buttata giù quella regà a fare poi tutto il resto dell'attacco relativamente è semplice relativamente ricordo sempre io già sto sprecando troppe valchirie per la questione direi che possiamo iniziare a piazzare tutte le nostre truppettine qui a zona e ci mandiamo dietro anche i reali vai con la prima furia così no, non me l'ha piazzata così ci entrano tutte dritte dritte dentro belle vai con la cura perché siamo attenti signori siamo entrati nel villaggio prepotenti dobbiamo stare molto 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 attenti alla vita del sorvegliante iniziamo a piazzare qualche gelo un pochettino così a giro a coprire tutta la zona centrale dove sono a rifugiare tutte le nostre truppe stando attenti a non farle schiattare malamente quindi dai dai mi raccomando spaccate tutto dai che ce la possiamo fare e comunque le risorse ce ne siamo portate a casa già un bel po' eh non tutte quelle che dovevamo però quel monolito ci ha detonato tutte le truppe comunque ci sono rimaste poche in realtà pochi posti dove andare a prendere le risorse quindi giusto qualche menierina qui di fuori che magari riusciamo, eccola, una forse ce la siamo portata a casa, se non sbaglio, con il re barbaro, mi pare che, che ne è colpita una, adesso ci andrà spero la regina verso l'esterno, tanto l'interno del villo ci interessa poco a noi, quindi regina ti prego non seguire il re barbaro, vatti a fare brava, fatti quel bel cannone e poi deposito, top raga. top direi, perfetto abbiamo preso più risorse possibili, la regina è ancora full vida, quindi in realtà possiamo lasciarla andare ancora avanti Mm, vediamo a seconda di dove si dirige. Perché se si dirige verso il centro del villo, è un po' inutile. Ciao oddio, forse c'è un po' d'oro magari lì da rubare nella minieruccia. Non è malvagio, eh? Non è malvagio a sto punto. Io direi che la lascio andare. Vediamo un pochettino. Tra poco attiviamo l'abilità. Così si cura un pochettino di più. Diventa invisibile. Riesce magari a prendere un po' di robettine là, eh? Buoni, buoni, buoni perché potrebbe essere interessante. Dobbiamo stare soltanto attenti. Al monolito Lì giù che il monolito ci fa danni seri Quindi mia cara regina Io mi auguro che tu O vai avanti e colpisci il monolito O ti fai i cazzi tuoi Esattamente in questo modo C'è cioè, la torre di aceri forse ci dà fastidio so, Non so se riusciamo a prendere anche il deposito Brava colpisci il deposito Ottimo È quello che dovevi fare Anche se in realtà No perché è meglio se colpisci la difesa Però va bene ragazzi Ci ha portato via il deposito Quindi anche le ultime risorsine Ce le siamo portate a casa da. E abbiamo fatto un attacchino, devo dire, abbastanza interessante. Loro non è proprio tantissimo. però, comunque, ci abbiamo portato un milioncino di elisire che, devo dire, not bad. Not bad. Cioè, cioè, sta ce lo accogliamo tranquillamente, signori. È molto, molto interessante. Tra l'altro, abbiamo preso la pozione e la andiamo subitissimo a utilizzare sulle valchinette, così magari ci mettono qualche secondino in meno. E direi che possiamo procedere anche a farci subito subito così raga senza pensarci troppo il secondo attacchino prima di completare tutti i miglioramenti di questo episodio magari troviamo un villaggino bello bello sexy inattivo che non sarebbe male io voglio bello questo allora allora signori non è inattivo è full maxato perché mi sembra che sia full maxato c'ha molta roba dentro agli estrattori ma io devo provare ad attaccarlo questo probabilmente sarà un attacco Fa Fallimentare come non mai, ma io ci devo provare, signori. Io intanto ho buttato un paio di valchitette su quel, quei depositi, giusto per rubacchiare un pochettino. Eh, raga, perché ci sta. Direi questo, senza pensarci, io piazzo tutto perché qua dobbiamo andare esplosivi sin dall'inizio, se no non riusciamo a fare nulla. Ok, quindi mettiamo subito la prima cura. Entrate tutte quante dentro, vai un'altra fora per la piazzo lì. Mettiamo un paio di gelo perché sennò qui ci esplode qualsiasi cosa e speriamo di riuscire a fare qualcosa di interessante. Un'altra cura per la piazza lì davanti. Attiviamo l'abilità della campionessa. Mettiamo una gelo qui a giro. Abilità del re barbaro e del sorvegliante perché sennò ci muoiono tutte le truppe. Siamo entrati all'interno del villo verso il municipio. Se magari si dirigono su municipio tutte quante. Eccole guardate che belle. Guardate la massa. Di truppe che sono entrate, date sul municipio e spaccatelo tutto! Vai! Distruggetelo, dio, è in bordello. Non so se ce, la se ce la facciamo! Dai! Dai, che ce la facciamo! Mancano pochi colpi! Non ce la facciamo! Signori, non riusciamo a buttare giù il municipio! Però, la nostra regina, dall'esterno, si sta recuperando un po' di risorse insieme a tutti questi scheletrini. È un peccato che non siamo riusciti a buttare giù il municipio se magari la regina rientra verso l'interno potremmo avere una speranza magari di fare le seconde stelle e prendere anche il bonus stellare di, eh, degli attacchi giornalieri non sarebbe male non sarebbe male ma non credo che la regina sia propensa ad entrare all'interno anzi la vedo proprio che gira tutta intorno ovviamente la streghetina non ce la fa contro il municipio che la devasta in una maniera esagerata io la lascio andare Magari se riusciamo ad arrivare a questi depositi qui Ci rubiamo un altro bel po' di risorsini Io devo attivare per forza l'abilità Perché sennò no il monolito ci schiatta la regina In una maniera esagerata, raga. Perderemo i curatori? Senza un bel dubbio, sì Ma anche sti cavoli L'importante è che la regina Non perisca malamente E qui è difficile perché adesso viene targettizzata Dai, dai, regina, ti prego, sbrigati Scappa, scappa lontano, scappa lontano Nooo per pochissimo, signori, se riuscivo ad arrivare lì, portava a casa un altro po' di risorsine. Comunque, 730.000 e 1.288.000 di Elisir, direi che è molto, molto interessante come tacchino. Ci sta, potevamo fare molto meglio. Se abbiamo le truppe del clan, il municipio era andato giù, senza un bel dubbio. però magari potevamo fare qualche risorsina in più. Qualche risorsina in più, però, non, non ce lamentiamo. Comunque, stiamo a 5 milioni e 6 e 6 milioni di Elisir. Quindi, con 6 milioni di Elisir. Possiamo, intanto rimettiamo in addestramento le nostre truppettine, con 6 milioni di elixir possiamo andarci a fare gli ultimi due bei murettini che si trovano in questa posizione, ci è rimasto pochissimo, regà, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 muretti, abbiamo completato anche quest'altro quadratino e poi ci rimane soltanto la zona Qui sotto per portarli tutti a livello 14. E dopo, dopo inizieremo a smadonnare Perché a livello 15 5 milioni a muro, regà, Incominciano ad essere tantini. Però piano piano i muri si fanno con calma. Subito dopo le difese. È più importante tirare sulle difese. Allora, abbiamo 5 milioni e 600 mila. Cosa possiamo farci con questi soldini? In realtà nelle difese nulla, signori. Perché... Eh, la difesa che ci costa di meno attualmente sono le Tesla e ci costano 9 milioni. Quindi, secondo me, possiamo fare in questo modo: tra l'altro, qui ci abbiamo ancora delle risorsine. Vediamo un po'. Ok, abbiamo delle risorsine, ma non ci servono. Vediamo un attimo se abbiamo delle medagliette. Io direi che possiamo sfruttarcele, per prenderci due volte l'oro, arrivare a 10 milioni, interessante, interessante. E ci andiamo a mettere a fare un'altra Tesla. Come le altre al 12, ottimo. Così abbiamo un milioncino, un milioncino. Vediamo qualche medaglietta. Se riusciamo a farci un murettino, vediamo un po'. Ci riusciamo. Riusciamo a farci anche un altro bel muretto. Molto, molto easy. Così, e che dire, signori, per questo episodio un pochettino particolare, dove andiamo a migliorare più che altro le mura. Perché abbiamo fatto quello e tre Tesla. Quindi ci sta comunque. Non è malvagio. Devo dire che è tutto, io vi invito a lasciare un bel like di supporto e un commentino con scritto cosa ne pensate di questa serie, se vi sta piacendo a spendere tanti soldi e soprattutto dove andiamo a migliorare insieme il nostro villaggio eh, per riportarlo al giusto livello di difesa, il giusto livello di qualsiasi cosa, piano piano ci riusciremo, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Inoltre vi invito a condividere il video con i vostri amici perché è importantissimo raga. Più siamo e meglio è, eh? e mi raccomando, iscrivetevi al canale perché ho visto che molti di voi non sono iscritti e questa cosa mi dispiace tantissimo perché guardate lo stesso i miei video. Quindi cliccate sul pulsante di iscriviti. A voi non costa nulla, a me fate un piacere enorme e soprattutto attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a pubblicare dal martedì al sabato, tutti i giorni, 14.30, puntuali sul canale. Mi raccomando, mi raccomando. E soprattutto se volete, passare anche su Instagram, ogni tanto lì faccio qualche storiettina spam eh, di progetti futuri, di video che stanno per uscire, eccetera, eccetera. Se ci volete dare un'occhiata, andateci a guardare, che è molto interessante. E niente, qui da Giris è tutto. Un salutone Bella, raga.